Sant'Antonio Abate. Nacque intorno al 251 da un'agiata famiglia di agricoltori nel villaggio di Coma, l'odierna Chemans, nel Medio Egitto. All'età di 20 anni rimase orfano di ambedue i genitori, con un ricco patrimonio terriero da amministrare. Vendute tutte le sue ricchezze, si ritirò in solitudine nel deserto, dove condusse una vita di preghiera, meditazione e austerità. Nella sua grotta, scavata nella sabbia, fece amicizia con gli animali, persino con i leoni e le altre fiere ammansite, che andavano a trovarlo. Il suo esempio indusse molti a seguirlo nella vita solitaria, tanto da diventare il patriarca del monachesimo. È il santo protettore degli animali e libera dalle affezioni della pelle, in particolare da quell'herpes zoster, detto fuoco di Sant'Antonio.